Boccia il fiore d'inverno e, come da tradizione, la stagione delle manifestazioni dedicate a Radicchio Rosso di Treviso IGP prende il via da Rio San Martino di Scorzè. Qui ha preso il via in queste ore uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del Veneto, la 33esima Festa del Radicchio di Rio San Martino, organizzata dalla Proloco di Scorzè e dall'Associazione Amici del Radicchio. Fino a domenica 23 novembre un ricco programma di eventi che premia la qualità certificata. Con più di 70.000 visitatori e oltre 200 volontari impegnati, quella di Rio San Martino è da tempo una delle più grandi feste del Veneto dedicate ai prodotti agricoli, capaci di rinnovarsi e crescere di anno in anno. Sotto il palaradicchio si potrà ammirare ed acquistare il meglio della produzione del pregiato radicchio rosso di Treviso, principe dei radicchi veneti, che sarà affiancato ad altri radicchi IGP della regione, il rosso di Chioggia e il radicchio di Verona. Una collaborazione che si tradurrà anche in alleanza di gusto. I tre radicchi veneti IGP saranno i protagonisti del Gala di San Martino, la speciale cena realizzata dall'Istituto Alberghiero Maffioli la sera di mercoledì 12 novembre, ma anche dell'evento 3R di bontà, 3 risotti per 3 radicchi, il piatto protagonista della serata di venerdì 21 novembre, che vedrà impegnati gli chef Tino Vettorello e Walter Crema, protagonisti alle Olimpiadi Invernali di Sochi a Casa Italia. E ancora pizza e birra al radicchio, e poi spazio ai migliori prodotti tipici del Veneto. Rio San Martino è infatti anche la casa degli IGP veneti, il luogo ideale per incontrare, degustare e acquistare le migliori specialità agroalimentari della regione. Anche quest'anno la rassegna si chiuderà in bellezza con il 7° concorso gastronomico per gli istituti alberghieri, Premio San Martino, che vedrà i giovani aspiranti chef del Veneto sfidarsi in un'appassionante gara ai fornelli per la preparazione di piatti originali a base, manco a dirlo, di radicchio. Tutte le info su www.prolocoscorzè.it.